Bene amici, come promesso siamo a casa mia e oggi vi mostro una tecnica avanzata per poter lavare l'oro dal concentrato, cioè dalla sabbia nera. Allora, questa qui è una Miller Table for Gold, l'ho costruita io. Questo qui è un PVC l'ho piegato. Qui ho messo un tubo in alluminio forato da sotto, l'ho collegato col tubo di gomma, tubo livella. Questo qui mi fa da rubinetto a seconda se devo aprire o chiudere il flusso, giro qui. Poi qui abbiamo una vasca con dentro un pentolino, abbiamo un pentolino, una pompa d'acqua sommersa e il Miner Boss, che come vedete viene molto utile per questo sistema perché deve andare ad attutire la turbolenza e quindi fa un perfetto sistema. Come vedete qui ci passa veramente 3 mm d'acqua. Ora vi faccio vedere come funziona questo sistema qui. Questo è un sistema avanzato, è un sistema avanzato, una tecnica direi sopraffina proprio per il lavaggio finale. Vi mostro tutti i segreti, ho deciso di mostrarvi tutti i segreti sul mio canale, anche perché poi il grosso del lavoro non è questo, lo sapete bene, il grosso del lavoro è andare poi al fiume a cercare l'oro, che poi è anche divertente e piacevole, però quella parte lì ovviamente ognuno ci deve mettere il suo olio di gomito. Adesso vi faccio vedere come funziona, e dopo. E non vi ho detto sotto, questo buco serve per raccogliere poi l'oro. Adesso io vi faccio vedere sotto, come vedete sotto c'è una bottiglietta gocciola, perché vabbè, non è perfetto come sistema gocciola, però non è un problema, l'oro va a finire tutto lì dentro. Adesso poi vi faccio vedere. Questo è tutto il concentrato che io devo lavare, come vi dicevo, dopo la batea. Per fare un lavoro perfetto bisogna usare questa tecnica. Ora vi faccio vedere.
Ok. Bene, anche per questo video è tutto, spero abbiate apprezzato.